Se volete potete anche voi entrare nello spirito, chiudere gli occhi, potete congiungere se vi va le mani in questo mudra, in questa posizione, e io reciterò dei mantra e voi semplicemente ascoltate. Chi li sa, chi ne sa qualcuno, può recitare. Ok? Om Gyananti Mirandasya Gyananjanam Chalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Nama Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Tinamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Desatarine E Krishna Karuna Sindo Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tatta Kanchana Gorangi Radha Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Taru Vyasha Kripa Sindhu Vyadevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Nama Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhatta Vrinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhatta Vrinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhatta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Ringrazio di cuore di essere qua perché molte persone probabilmente sono a comprare pacchi, pacchini, pacchetti per fare regali, regalini, regalucci ai parenti, amici, fratelli, zii, e voi invece siete qua a fare un regalo a voi stessi, no? Anch'io sono qua a fare un regalo a me stesso, che è quello di farci domande, vedere delle buone idee che possano essere pratiche nella nostra vita. Ecco, questo titolo non l'ho scelto io, e in realtà non ci dovevo neanche essere io a fare la conferenza, ma è capitato così per un fraintendimento. Nel senso che la persona che ha scelto il titolo doveva fare una conferenza per problemi familiari, è dovuta scappare via, andare vicino ai propri genitori, e così ieri mi è stato detto: domani devi dare tu la conferenza. E io ho detto: non avevo altre alternative. E quindi oggi sono qua, e sicuramente ho frainteso quello che voleva dire nella conferenza la persona che... E ho fatto un altro tipo di conferenza di quella che avrebbe fatto Yashodhananda Prabhu. Ma cosa ci possiamo fare? Anche voi ormai siete qua, proviamoci, no? E quindi io ho interpretato questo titolo,
probabilmente è diverso da come Yogananda Prabhu aveva, diciamo, partorito l'idea. Ho interpretato, oltre il fraintendimento, come i fraintendimenti che nella nostra vita ci bloccano. E oggi volevo vedere quali fraintendimenti, con l'occhio un po' della filosofia orientale, ho individuato per voi stasera, che secondo me fanno il giorno dalla notte. Dei fraintendimenti che, se risolti, cambiano completamente l'esistenza. Quindi, secondo voi, può essere interessante? Vediamo, insomma, no? Finché non lo diciamo, non possiamo sapere. Hai ragione. Grazie della fiducia, comunque, che rimani ancora seduto, no? Dopo questa premessa. Ivan, se poi vieni, stai bene là, nella posizione yogica. Ok, partiamo subito allora, non perdiamoci. E vi dirò subito che nella nostra società odierna ci sono tanti fraintendimenti. E in realtà mi piange in cuore, perché facendo la lista di fraintendimenti ho pensato, in realtà c'è una conferenza per ogni fraintendimento, per poterlo sviscerare profondamente, perché ognuno di questi fraintendimenti tocca alcuni cliché a cui siamo abituati da tanto tanto tempo, praticamente da quando siamo nati, che dire prima, a incarnare nella vita di tutti i giorni. E questi fraintendimenti non sono fraintendimenti da poco. Vi dirò un'altra cosa, che la nostra società a volte, metto la volte giusto per addolcire un po', ma si può anche togliere, mettere qualche altro aggettivo temporale come spesso, sempre, e a volte desidera che noi siamo in certi fraintendimenti, perché alcuni fraintendimenti ci rendono più flaccidi, più deboli, con un carattere più fragile e soprattutto dipendenti. E tutti questi nomi sono brutti, tutti questi aggettivi sono brutti. Sono brutti se li vediamo su di noi, ma voi immaginatevi se questi attributi fossero in persone che voi desiderate controllare per ottenere quello che volete. Allora, senza un buon training, potete pensare che è un bene che le persone che vi causano piacere abbiano questi attributi, così potete manipolarle come volete. Ok? Probabilmente voi non fate di queste cose, ma molte persone sono felici che altri siano deboli, molte persone manipolano altre persone. In tanti settori, in tante modalità, accade questo. Che dire poi quando c'è in gioco tanto denaro, quando c'è in gioco potere, quando ci sono in gioco energie pesanti da gestire, è ancora più vero. Dunque, quello che anticipo è che molti fraintendimenti li troverete nella normalità. Ma prima di tutto dobbiamo spiegare cos'è la normalità. La normalità è non è un significato, non ha un significato assoluto. Assoluto significa che vi farei un terminologia con terminologia musicale, non so se tutti apprezzerebbero. Assoluto significa che posso dare un numero alla cosa.
Ad esempio, i miei anni. E dai miei anni posso sapere se qualcuno è più grande o qualcuno è più piccolo. E tutti saremmo d'accordo con questo, perché è un qualcosa di, tra virgolette, assoluto. Mentre se la mia età fosse basata su qualcosa di relativo, anche la mia età sarebbe relativa. Relativo significa che è vero in un certo ambiente, ma non è vero in un altro ambiente. Dipende dal punto di referenza, che può cambiare in differenti ambienti, in differenti ambiti. E se questo cambia, vuol dire che se io esco fuori dal mio gruppo ed entro in un altro gruppo, la mia età cambia, perché è in relazione a un parametro variabile. Ok? Quindi la normalità è uno di questi concetti relativi. Dipende da come la norma considera il concetto di sanità, ad esempio mentale. La normalità è un concetto non assoluto. Noi, ad esempio, siamo anormali se andiamo in una popolazione amazzonica, tribale. Giusto? E una persona che viene da una popolazione amazzonica e tribale è anormale per noi. Ma magari è la persona più normale nella sua tribù, e noi siamo le persone più normali nella nostra tribù. Selvaggio. Dunque il concetto di normalità è un concetto labile. Immaginatevi in un manicomio. Si creerà un concetto di normalità tra i pazienti, che inizieranno a pensare che qualcuno è più pazzo di loro e qualcuno invece è meno pazzo. Si creerà un altro concetto di normalità, e le persone all'interno di quel gruppo giudicheranno normale o non normale un folle, che per noi è folle nella nostra società, è per questo che è andato in un posto dove curarsi, ma per quella sub-società creata all'interno della società ci sarà il concetto di follia quando esce fuori dalla norma tra i pazienti, che per noi sono tutti malati. Ok? Quindi quando qualcuno mi dice io sono normale, per me non significa niente. Non significa che sta bene. Non significa che non ha problemi psicologici. Perché vi dico con sincerità, e qua abbiamo anche qualche psicologo che può confermare, bene o male il nostro concetto di sanità mentale è già sulla soglia, se non già superata, di follia. Se vedete, non c'è una persona equilibrata, è così? E man mano che andiamo avanti sembra che questa follia incrementi sempre di più. Guardate nei posti di lavoro, guardate con le persone che avete intorno, guardate sulla strada, guardate tutte le cose che stanno succedendo. Il concetto di normalità adesso non è il concetto di normalità di 50 anni fa, non è il concetto di normalità di 100 anni fa, non è il concetto, cambia con la storia. La nostra scienza non aiuta, diciamo, la nostra evoluzione tecnologica non aiuta tanto, perché effettivamente... poi vi dirò la definizione di scientismo da vocabolario. È interessante, perché noi chiamiamo scienza ciò che è scientismo. Questo è uno dei vari fraintendimenti, e vi dimostrerò come lo scientismo non è scientifico. Questo è uno dei grandi fraintendimenti che viviamo adesso. È un argomento interessantissimo, perché è la nascita, praticamente è una delle grandi fregature del nostro tempo. E ve lo dico solo in una goccia adesso, ma poi vorrò toccare l'argomento.
è uno dei fraintendimenti che praticamente è uno dei maggiori generatori di follie. Sapete perché? Perché se una persona vede all'esterno la soluzione di ogni suo male, e noi sappiamo dallo yoga, dalle filosofie orientali, che la causa su cui possiamo lavorare è sempre all'interno di noi, vuol dire che nessuno sarà portato a fare un lavoro dentro di sé. E se uno non toglie le radici dei propri problemi da dentro, non sarà mai soddisfatto. E la patologia crescerà sempre di più. Ok, vediamo il primo tipo di fraintendimento. Abbiamo detto che a volte i fraintendimenti sono voluti, per alcune persone convengono, e abbiamo detto che i fraintendimenti toccano parti molto importanti della realtà. E abbiamo detto un altro concetto, che alcuni fraintendimenti fanno parte della normalità, che spesso è associato al termine tradizione, costumi, ho sempre fatto così, tutti fanno così. Quindi al concetto di normalità, che si radica su questo concetto astratto e relativo, ma anche su quello che abbiamo visto essere normalità e tradizione dei nostri genitori o dei nostri nonni, senza analizzare se quel fraintendimento è vero, se quella cosa è corretta, non è corretta o è un fraintendimento. Vi faccio un piccolo esempio. Qualcuno considera lo yoga una religione, erroneamente per tanti aspetti, e a volte mi ha detto: ma io non voglio cambiare religione, la mia tradizione è quella cristiana. Oh, ce ne fossero di più di persone che hanno almeno un percorso spirituale, non in modo bigotto, non in modo fanatico. E io ho detto: guarda che non devi abbandonare la tua religione, che è un'identificazione, c'è un fraintendimento sotto. E allo stesso tempo, se consideri bene, la tua tradizione viene dal Medio Oriente, quindi sotto che aspetto è tua? Ti sei appropriato nel tempo di una tradizione medio orientale, perché Gesù non era del Vaticano, sapevate tutti, no? Di una religione medio orientale, di una filosofia medio orientale, no? Vicina all'India, non tanto distante all'India da dove viene lo yoga. E perché la tradizione cristiana, che non era una tradizione cristiana, perché la tradizione cristiana è nata da Gesù, ed è nata perché i suoi discepoli hanno portato la tradizione, il messaggio di Gesù in giro. E perché secondo voi i romani, che avevano la loro tradizione, che era la tradizione che noi definiamo pagana, perché la definiamo con l'occhio cristiano, avevano il loro culto, avevano la loro tradizione, ma hanno preso un qualcosa venente dal Medio Oriente e l'hanno fatto, diciamo, la spiritualità dello Stato. Chiaro, anche là ci sono dei fraintendimenti su come, cosa sia successo. In ogni caso, vedremo anche questo concetto di religione, di come è il fraintendimento che c'è tra religione e spiritualità, no? Che c'è tra fanatismo e fede, che c'è tra superstizione e misticismo. Vi sto dicendo degli opposti che si fraintendono fra di loro. E tutti questi aspetti
hanno un'enorme differenza, seppur apparentemente, proprio nella superficie, se proprio uno ha dei pregiudizi, possono assomigliare alla stessa cosa. La stessa differenziazione, per farvi un esempio, che c'è tra l'autostima, la vera autostima e l'arroganza. Apparentemente, per un occhio proprio disattento, possono sembrare la stessa cosa. Oh, quella persona così arrogante, che deve avere una grande autostima. Molto spesso una persona arrogante è arrogante perché non ha autostima. Capite? Apparentemente, se vedete un leader arrogante, potete pensare che questa persona ha una grande fiducia in se stesso. Molto spesso è proprio il contrario. E invece una persona che ha autostima, che agisce in modo diverso sicuramente, e lo potete vedere a lungo termine, non è arrogante, ma ha carattere, ha capacità di decidere, ha capacità anche di farsi valere, di far valere le proprie opinioni, ma non è arrogante. Però apparentemente possiamo scambiare una persona arrogante come una persona che abbia buona autostima, e a volte anche il vicendevole, è vero. Stiamo introducendo a piccoli semi. Vedete, ogni singola fraintendimento potrebbe aprire una conferenza. Quindi vi invitiamo alle prossime sessioni. Ogni singolo tema, ognuno di questi potremmo parlarne e sviscerarlo. Adesso stiamo come facendo una sorta di brainstorming, che anche quello ha il suo senso. Per qualcuno può essere uno shock, perché i fraintendimenti a cui siamo soliti, che siamo soliti indossare quasi come una seconda pelle. Se voi indossate un vestito, fate un viaggio di un mese, non avete un montaggio estremo, non avete da che vestirvi, da che e mantenete il vostro vestito, questo vestito diventa come una seconda pelle. Sicuramente non è una buona esperienza per chi vi sta intorno, ma in ogni caso iniziate a pensare di essere quel vestito. Quel vestito è così attaccato alla pelle che pensate che fa parte della vostra pelle. Questo capita con ogni cosa di cui ci abituiamo. E c'è un fenomeno, un side effect, un effetto, un retroeffetto, che quando noi ci abituiamo a qualcosa, questa dinamica crea una zona di comfort. Sapete cosa sono le zone di comfort? Sono situazioni, ambienti, persone a cui noi ci abituiamo, anche se queste ci creano della sofferenza, ci fanno del male, ci mettono a disagio, e sappiamo, a volte consciamente o inconsciamente, che non sono giuste per noi, ma siamo così ben adagiati, la poltrona ha preso proprio la forma dei nostri glutei, che abbiamo paura di alzarci e di cambiare situazione. Cioè, ci sentiamo più a nostro agio in comfort a stare in una posizione negativa per noi che alzarci con la paura di cambiare e di affrontare nuove situazioni. Adesso vi suona meglio? Conoscete nella vostra vita delle zone di comfort? O avete visto nella vita degli altri delle zone di comfort? Più facile a volte, esatto. C'era una definizione interessantissima di cliché e di pregiudizio legato a una tradizione, a una cultura, che chi vive quel pregiudizio non si accorge molto spesso di averlo. Infatti apre molto la mente,
e interessarsi ad altre culture e altre tradizioni, perché si iniziano a vedere dall'esterno cercando di entrare in altre tradizioni, di capire il pensiero di altre tradizioni, si vede più facilmente i propri cliché perché c'è un termine di paragone, di confronto. Ok? Per questo quella persona di cui abbiamo detto non dovrà cambiare la sua religione, ma magari aprire la sua mente ed eventualmente, per migliorare la propria pratica e migliorare la propria concezione, no? Molto spesso persone appartenenti a determinati gruppi parlano esattamente nello stesso modo. Avete mai notato questo? Ad esempio, il linguaggio clericale è molto simile, no? Se voi andate in uno stato, in un altro, è molto simile. Vi accorgete magari che non è solo così quando magari vedete un'altra tradizione. Per questo abbiamo in qualche modo, nel tempo, con la fatica di molti, creato questo centro culturale. Non perché tutti diventino orientali. A che serve che diventiamo orientali? Perché possiamo prendere il meglio della cultura orientale e vedere e superare dei nostri limiti come occidentali. Ok. Andiamo al sodo. Ognuno di noi vuole una cosa. E qualunque cosa diciate, l'avete pensato subito, no? Io voglio quello. E qualunque cosa diciate non è la radice di quello che volete. Qualcuno ha detto una casa, qualcuno ha detto una macchina, qualcuno ha detto un lavoro, qualcuno ha detto un partner, qualcuno ha detto riconoscimento al lavoro, qualcuno ha detto voglio più prestigio, qualcuno ha detto voglio non stare più in ansia, qualcuno ha detto voglio che questo periodo difficile venga oltre, no? Che possa superarlo. Qualcuno ha detto ho tante preoccupazioni con mio figlio o mia figlia, spero che si sistemi quella situazione. Qualcuno ha detto vorrei che la salute di quella persona cara migliorasse, e qualcuno ha pensato vorrei che la mia salute migliorasse. Ok? Ogni persona ha pensato cose differenti, ma la radice di questo è che tutti noi vogliamo essere in una situazione di felicità. Così? Vogliamo stare bene e vogliamo che questo benessere non sia transitorio ma duri nel tempo. E ognuno di noi in questo istante, in questo istante, qui e ora, non qui e ora perché adesso siamo qua, ma nella propria vita si sta sforzando in tantissimi modi per cercare di raggiungere questa felicità in uno di questi migliaia e milioni di aspetti che ognuno può rispondere alla domanda cosa vuoi adesso, cosa vorresti adesso, cosa ti manca. Ti manca qualcosa? Sì, cosa vorresti? Quella cosa, quella situazione, quella persona. Così? Ognuno di noi vuole felicità. E perché non lo otteniamo? Questa è una buona domanda. Ecco, teoricamente la scienza, o possiamo dire in termini più ampi la conoscenza, perché non spesso sono sinonimi, purtroppo, nel nostro mondo, e lo scopo della scienza e della conoscenza quale dovrebbe essere secondo voi? Vi prego rispondete, così io riproduco la saliva. Qual è secondo voi? Qual è lo scopo della conoscenza? Annoiarci con accademici che ci raccontano questa conoscenza? È lo scopo della conoscenza? Imparare dagli errori, magari. E imparare dagli errori è lo scopo della conoscenza per voi? Illuminare le vite. Eh? Illuminare le vite.
Illuminare le vie è lo scopo della conoscenza? Migliorare noi stessi. Migliorare di noi stessi è lo scopo della conoscenza? Rispondere a delle domande che abbiamo. Rispondere a delle domande che abbiamo è lo scopo della conoscenza. È vero, sono tutte vere. Ampliare la visione del mondo. Ampliare la visione nostra e di conseguenza di chiunque ha accesso. Grazie. Di chiunque ha accesso a questa conoscenza. E ancora? Ritornare all'origine. Ritornare a un'origine. Può essere, se ampliamo l'argomento. Tornare da Krishna. Tornare da Krishna. Tornare in una dimensione spirituale. Riconoscere ancora? L'ignoranza. Riconoscere l'ignoranza. Certo, è la conoscenza, il contrario della conoscenza è l'ignoranza. Ancora? Sotterrare le nostre proiezioni. Wow, una poesia. Ancora? Andare più profondamente sulla propria coscienza. Andare più profondamente nella propria coscienza. E ancora una volta, perché volete fare queste cose? Per essere felici. La realtà è questa. Volete che il mondo cambi per essere felici? Perché il mondo sia felice? Ma in ultima analisi il mondo è felice? Se il mondo è felice ci rende felici. E ad esempio vogliamo tornare da Dio perché? Perché ci rende felici. La motivazione è quella, no? Poi dopo pensiamo alla pura Bhakti, che non pensiamo più alla nostra felicità. Vogliamo illuminare la coscienza perché? Perché vogliamo trovare una posizione di felicità. È così, no? Quindi la conoscenza a cosa serve? A renderci felici. L'uomo ha sempre cercato la conoscenza e la saggezza. Perché? Per diventare felice. Se no che senso ha? Secondo la letteratura vedica, la conoscenza deve passare a uno stato di santosh, di felicità, di appagamento. Se non ha questa caratteristica, non è conoscenza. Questa è una definizione forte di conoscenza, perché se la applichiamo, vediamo cose come cose che appaiono come conoscenza, non sono conoscenza, perché non servono allo scopo. Se la conoscenza ha uno scopo, a voi vi risulta, vi piace l'idea che la scienza sia fatta per portare avanti il genere umano? E per portare avanti il genere umano siamo disposti a sacrificare le vostre vite per il genere umano, per questo progresso. Perché questa idea non vi piace, seppur viene propinata come una realtà? E chi poi è questo genere umano e questo progresso? E dove sta andando? Perché non ci piace? Perché noi vogliamo essere felici, non a scapito nostro far progredire qualcosa così vago e senza significato come il genere umano e il progresso. Siete d'accordo su questo? Volete essere sacrificati per l'avanzamento del genere umano? Le povere persone che durante l'Olocausto partecipavano di esperimenti umani per il progresso, perché quello era considerato il progresso, non erano felici che il genere umano guadagnasse quelle conoscenze. Che ne dite? Siamo pronti noi a sacrificare la nostra vita per il genere umano? Chi è il genere umano? Cos'è? È un concetto più vago di Dio. Dio per molti può essere un concetto vago, ma il genere umano non è una cosa ancora più vaga? Come l'unione di un genere, una specie. È la stessa differenza che c'è tra massa e gruppo. Il genere umano è una massa, non un gruppo. Dunque il primo preconcetto, il primo fraintendimento è pensare che la conoscenza è fine a se stessa.
Cioè la conoscenza è per qualcosa che non deve dare un risultato, se non la conoscenza stessa. Il primo a rompere questo preconcetto è la chiara idea che la conoscenza serve per renderci felici. Se la conoscenza non ci rende felici, noi non accettiamo che conoscenza. Siete d'accordo su questo? Noi non accettiamo che conoscenza. O la diamo ad altri questa conoscenza, non la vogliamo per noi. Noi vogliamo conoscenza che ci rende felici. Sapete che la scienza negli anni 50 si pensava che adesso nel 2000 tutti avrebbero vissuto senza lavorare. Ed è stato profetico, dice Cristina giustamente, perché effettivamente molte persone non lavorano. Però l'idea è che non dovevi lavorare, non perché dei briganti scialacquavano il denaro, le risorse, la natura, e ti trovavi a terra che dovevi combattere per campare, ma l'idea era proprio l'opposto, che la scienza avrebbe allungato la vita, avrebbe allungato la qualità della vita, perché la scienza paradossalmente ha allungato la vita, ma non la qualità della vita. Ci sono tante persone che vivono fino a 100 anni, ma che sono così per 20 anni di questi 100 anni. È così o no? Dov'è la qualità? Io non voglio vivere per 100 anni in questo modo, no? Quando le persone pensavano mi allungheranno la vita, non pensavano mi allungheranno la vita dandomi diciamo una parte di vita umana e l'altra parte di vita animale e poi un'altra parte di vita vegetale, no? L'idea era una vita cosciente di benessere e di piacere, perché tutti cerchiamo piacere, e se la conoscenza non dà piacere, allora che serve la conoscenza? Così ci sono grandi fraintendimenti, perché negli anni 50 il fraintendimento era la scienza ci porterà a uno stadio in cui le macchine si muoveranno, elettrodomestici faranno tutto per noi, non dovremo lavorare, dovremo stare semplicemente fermi, tranquilli, a goderci la vita nei nostri passatempi. Così? Bello, così, una bella idea, ma non ha funzionato, qualcosa è andata male. C'era qualcosa che è andato storto. Siete d'accordo? Questo è un bene per i ricercatori spirituali, perché si distaccano un po' di più da questi fraintendimenti. Ok, quindi abbiamo visto che la conoscenza serve per avere felicità. Ma cos'è la felicità? Un altro fraintendimento. Nella nostra società è insegnato che la felicità uguale piacere. Piacere è quella sensazione transitoria che si prova e si sperimenta per un lasso limitato di tempo e che di solito lascia successivamente un vuoto. Molte persone pensano che la felicità sia ottenere più piacere possibile. Altre persone pensano che la felicità sia nelle cose. E abbiamo un altro fraintendimento, che i tedeschi della scuola di Francoforte, filosofica di Francoforte, conoscevano, che a volte possiamo vedere persone che pensano di essere ciò che hanno. C'è un fraintendimento tra ciò che sono e tra ciò che ho. E pensano che cambiando quello che hanno migliorano loro stessi. E ci sono tante persone che lavorano, lottano e combattono tutta la vita per ottenere cose, per ottenere riconoscimento e prestigio su altri. Quando otterrò quella cosa, quelle persone riconosceranno che valgo. E altre persone pensano, siccome ho queste cose e quella persona non ha quelle cose, quella persona non valgo, io sono migliore. Nella nostra società consumistica questo fraintendimento conviene. Perché se tu pensi di essere ciò che hai,
sarai propenso ad avere, a ottenere. E se sei propenso ad avere, a ottenere, sarai propenso a consumare. E il mercato può girare in questo modo. Ma tu sarai enormemente frustrato da questa dinamica, perché avere maggior cose non migliora te stesso. E se sei insoddisfatto o insoddisfatta, rimarrai insoddisfatto o insoddisfatta, perché la soddisfazione o l'insoddisfazione è uno stato di coscienza. Uno dei grandi fraintendimenti è che pensiamo di cercare la felicità fuori da noi, ma la felicità è dentro di noi. E grazie all'assoluto abbiamo uno degli esempi lampanti di questo, i sogni. I sogni sono l'esempio lampante che potete essere tristi o felici senza avere interazione con l'esterno. È così o no? Nel sogno potete essere felicissimi perché è successo qualcosa, ma non è successo. Non c'è stato niente del materiale che si è unito a voi, non è successo, non ha niente a che fare. E nel sogno vi svegliate e dite: cavolo, no, non è così. Ma in quel momento eravate felici. E a volte, quando succedono quei brutti sogni, potete essere incredibilmente tristi, impauriti, e vi svegliate: non è vero, non c'è niente di reale. Quindi vuol dire che lo stato di coscienza, le emozioni che proviamo, in realtà sono indipendenti dall'esterno. Possiamo essere sempre felici se dentro di noi c'è la motivazione per esserlo. Motivazione che viene generata dal sogno, da una situazione che non esiste, non è reale. Non c'è niente di materia che ha interagito con noi. Eppure quella sensazione è venuta fuori. No? Se adesso pensate a qualcosa di bellissimo nella vostra vita, naturalmente un senso di gratitudine si manifesta. No? Eppure quella situazione non è adesso qua presente. Avete solo giocato con le vostre emozioni, sintonizzandovi con un sentimento. Ma fin quando noi cerchiamo la felicità fuori, non saremo mai soddisfatti internamente, perché il nostro piacere, non felicità, dipenderà dalle situazioni che accadranno fuori di noi. Allora quelle situazioni richiameranno da dentro di noi delle emozioni che erano già dentro di noi, non sono nuove, e saremo sintonizzati dall'esterno a seconda delle migliaia di cose che succedono. E a me piace chiamare questo un precariato emozionale. Le nostre emozioni sono precarie, transitorie, perché ci affidiamo la modificazione delle nostre emozioni a ciò che accade esternamente da noi. Questo è un grande fraintendimento. Ma come i sogni ci insegnano, nelle filosofie orientali hanno scoperto l'importanza, e stanno scoprendo anche adesso, molte persone viene consigliato di fare meditazione quando vanno dallo psicologo. Fai meditazione che stai meglio, ti centri un po'. Ma nelle filosofie orientali era chiaro questo concetto. Magari non erano chiari altri concetti, infatti di solito sono meno businessman, meno invenzioni esterne. Possiamo vedere nell'Oriente, possiamo fare un'unione, unire le nostre giocattoli con il loro pensiero, quando il loro pensiero è, possiamo applicarlo alla nostra vita. E se noi affidiamo la nostra felicità all'esterno, vuol dire che non avremo mai felicità, perché l'esterno è di natura variabile. E nella vita di ognuno sono già predestinate delle crisi. Sapevate questo? È una novità? Sono già predestinate, non perché
sono un indovino che ho visto il vostro futuro e vi voglio dire che ci sono questa crisi e quest'altra crisi nella vostra vita. Ma se ci pensate bene, cioè, nella vita di ognuno c'è stata l'adolescenza, nella vita di ognuno c'è stata la prima delusione amorosa, nella vita di ognuno dobbiamo incontrare la morte, magari di persone care, ed è biologicamente naturale che di solito, solitamente, a meno che non accapitano degli incidenti, persone più anziane se ne vanno prima di noi, i nostri genitori, le nostre persone care, e ognuna di queste situazioni normalmente ci farà soffrire. Chiaro, con una visione spirituale possiamo comprendere il fenomeno e la sofferenza non diventa dolore, la sofferenza diventa un sentimento naturale, ma non un dolore che ci taglia le gambe e che ci mette in una crisi da cui non riusciamo a uscire. Per molte persone il primo contatto con la morte ravvicinato apre una crisi difficile da superare, che viene superata solo nel tempo. Quindi ognuno di noi ha queste crisi con un timer, e ognuna di queste crisi cambierà il nostro stato d'animo e a volte ci può far entrare in vortici molto potenti e molto difficili da superare. Dunque, come possiamo pensare nella nostra vita di poter trovare mai la felicità se non riusciamo a staccare le nostre emozioni, rendere indipendenti le nostre emozioni da ciò che succede esternamente? Impossibile, non saremo mai felici, la nostra felicità non sarà mai stabile. Avete mai sperimentato questo? Gli alti e bassi della vita. Gli alti e bassi per la vita ci sono per tutti, anche per le persone realizzate. Ma le persone realizzate basano la loro emotività su qualcosa di più alto, su una visione non della superficie, ma una visione profonda, che fa subito digerire e rimacinare qualunque situazione che avviene, vedendone il lato positivo, vedendo anche nelle difficoltà un'opportunità per crescere. Se noi entriamo in quella visione, niente dall'esterno potrà piegarci e tagliarci le gambe. Potrà darci una botta, potrà un attimo confonderci, ma subito rivedremo avremo la visione più profonda e più ampia. Quindi quello di unire la felicità al piacere è uno dei più grossi e più pesanti fraintendimenti. Altri fraintendimenti, su alcuni andrò molto veloce, ma vedete, e mi piange il cuore, perché ci sarebbe tanto da parlare a riguardo. Mi sembra quasi di parlarne in modo superficiale se non approfondiamo l'argomento. Ma prendeteli così come spunti, come piccoli spunti, piccoli argomenti su cui espandere un giorno nella vostra ricerca personale quel determinato ambito. Un secondo punto ed è un punto altrettanto importante, in realtà è la base, l'inizio, diciamo, questa comprensione, l'uscita dal fraintendimento, almeno da un punto di vista cerebrale, parte da là il tutto, intellettivo, teorico, è l'inizio di un percorso spirituale. Questa comprensione, qualunque percorso spirituale, chiaro, non stiamo parlando di fanatismo, perché vedrete che le persone fanatiche non hanno questa consapevolezza, neanche teoricamente, no? Quindi è un punto cardine per cui potete vedere una persona fanatica da una persona
che sta sinceramente ricercando nell'ambito spirituale. E questo è il fraintendimento che il corpo sia il sé, e con sé intendo la nostra vera identità. Questo è uno dei fraintendimenti incredibilmente più diffuso proprio nel mondo fenomenico in cui viviamo, ed è una, secondo la tradizione dello yoga, è quella normalità di questo mondo che non ci rende perfetti, normali nella perfezione. Perché oltre a questo mondo esiste un'altra dimensione, metafisica, eterna, spirituale. E noi siamo di quella natura, ma non siamo normali per essere in quella natura. Allora siamo messi in questa natura, siamo presenti in questa natura, a guarirci da questo grande problema. La più grande malattia è l'ego, l'egoismo. Da questo egoismo nasce il fatto che ci identifichiamo col corpo, pensiamo di essere questo corpo. Questo è uno dei più grandi fraintendimenti. Nel secondo capitolo della Bhagavad Gita, Arjuna è in crisi, in una crisi nera, e Krishna gli spiega: tu non sei questo corpo, tu sei l'essere, l'elettricità, la natura eterna, immutabile, che dà elettricità e vita a questo corpo. Tu sei questa natura. E questa è l'unica chiave per superare le crisi, perché c'è una crisi che non è superabile in nessun altro modo. Sapete qual è? La morte. La morte. Se voi siete sul letto di morte di una persona e voi non pensate che esista una dimensione metafisica e quella persona sta morendo e voi avete la responsabilità di dire qualche parola a quella persona per incoraggiarla, sta morendo, dovete aiutarla a superare la crisi. Non ti preoccupare, finirai in fretta. Non ti preoccupare, ti cremerò bene. Hanno già comprato la tua bara, è bellissima. E la persona: grazie, in effetti avevo proprio bisogno di questo nel mio ultimo istante di vita. Stavo proprio pressando la mia bara. Mettici un fiocco azzurro, perché cosa potete dire? Qualunque vostra parola non servirà a niente su questo piano. E qual è il momento di cui avete più bisogno nei momenti di crisi? A che serve una conoscenza che non ti può portare fuori dalla crisi, neanche nel momento, alleviandoti neanche un istante, nel momento della tua esistenza, della tua vita, in cui hai più bisogno di aiuto in assoluto? A che serve questa conoscenza? La qualità della conoscenza, da cosa la stiamo vedendo? Una conoscenza atea, senza principi sulla metafisica, a che cosa serve? Se neanche nell'istante in cui siamo disperati, abbiamo bisogno, più bisogno possibile, questa scienza non può dire neanche una parola, neanche una goccia per un assetato nel deserto, che può almeno dar sollievo alla nostra sete. A che serve questa conoscenza? Non è questo uno dei più grandi fraintendimenti? Non ti preoccupare, morendo comunque il genere umano andrà avanti. Grazie. Mi sento quasi un kamikaze. A che serve questa conoscenza?
se noi non abbiamo qualche cosa per superare la crisi, o una persona cara, non abbiamo niente per dargli un supporto, a che serve la nostra conoscenza? A niente. C'è una storia interessante. È ambientata in India, sulle rive di un grande fiume. E una volta un grande pandito, una persona erudita, si stava avvicinando al fiume perché voleva superarlo, andare nel villaggio accanto, che era dopo le sponde del fiume, perché aveva degli studenti anche in quel villaggio e lui stava insegnando varie arti, varie scienze del tempo. E arriva alle sponde, di solito era usanza che un barcaiolo con qualche rupia avrebbe portato dall'altra parte. E questo grande erudito si sedette sulla barca e guardava, stava contemplando il fiume mentre il barcaiolo umilmente remava. E a un certo punto il grande pandit disse: hai visto le onde del mare? Si muovono con questa velocità, questi sono fluidi e c'è una fisica dietro per calcolare la velocità della corrente. Tu, barcaiolo, hai mai studiato fisica? Il barcaiolo dice: no, mi dispiace. Allora hai sprecato almeno un terzo della tua vita. E non studiando fisica, come puoi non aver studiato fisica? E il barcaiolo non era tanto interessato alla fisica e continuò a remare. E a un certo punto guardò il cielo e c'erano delle stelle e disse: tu sai che i pianeti nel cielo si muovono con una certa orbita, quella è una costellazione, questa è un'altra costellazione. E il barcaiolo: ho sempre visto queste bellissime luci nel cielo, ma non ho mai studiato cosa sono. Allora hai speccato almeno metà della tua vita, caro barcaiolo. E il barcaiolo, che non gliene fregava tanto neanche delle stelle, continuò a remare. E a un certo punto andavano avanti e soffiò una brezza. E gli disse: tu lo sai che ogni cosa ha una sua chimica, è composta da atomi, e che tutto è combinato in una maniera incredibile. E il barcaiolo disse: so che tutto è bellissimo e che è un prodotto, è una creazione bellissima, e vedo in ogni cosa l'artefice di questa creazione, ma non ho mai studiato quello che hai studiato tu. Tu sei una persona erudita, io sono un semplice barcaiolo. E il barcaiolo il grande erudito gli rispose: allora tu hai sprecato tre quarti della tua vita. A un certo punto il vento incomincia a soffiare più forte, le nubi si incominciano a accumulare nel cielo e la barca incomincia a ondeggiare con un motto più ritmico, sempre più veloce. A un certo punto incominciano i fulmini a manifestarsi nel cielo e un grande rombo sussegue un altro rombo. E il barcaiolo si gira verso al pandit, all'erudito, che è terrorizzato dietro nella barca, e gli dice: caro pandit, tu nella tua vita hai imparato a nuotare? E il pandit gli dice: no. Dice: allora hai sprecato tutta la tua vita. E il barcaiolo si getta nel mare, nel fiume. A che serve tutta questa conoscenza se nell'istante della vita, della morte, non ci serve a niente, non ci rende neanche felici? E c'è un'altra storia interessante.
ma ve la racconterò subito dopo, perché in realtà ci sono tante altre cose che volevo dire. E il tempo gradualmente passa, perché non è sotto il nostro controllo. Per voi penso sia un bene. Per me, che volevo dire tante cose, può essere considerato un male. Ma niente succede a caso, ci affidiamo. In ogni caso, volevo prima parlare di uno dei più importanti, oltre, chiaro, il corpo, il sé, è una cosa fondamentale. Già solo su questo potremmo parlare tanto tempo. Ma un'altra cosa importantissima è... Ah, grazie. Abbiamo appeso la sua... due cose in uno. Poi vediamo bene. Grazie, così non sto ad alzarlo. Hai visto che pativo questa... La differenza tra scienza e scientismo. Perché molte persone in nome della scienza, ma fraintendono il termine scienza, dicono che la dimensione metafisica non esiste. E volevo parlare di questo fraintendimento perché per dei ricercatori spirituali è molto importante. Non vi sembra? In nome della scienza si considera una persona non scientifica se parla di metafisica nel XXI secolo. Siete d'accordo su questo? Non sei tanto scientifico, sei un po' strano. E volevo un po' spiegare questo fraintendimento. Prima di tutto voglio definire il concetto di scientismo. Secondo il vocabolario scientifico, il scientismo è un movimento nato in Francia nel XIX secolo, e questo movimento intellettuale nasce derivante dal positivismo. Ok? E qual è, diciamo, l'idea? Questo movimento è tendente ad attribuire alle scienze fisiche sperimentali e ai loro metodi la capacità di soddisfare tutti i problemi e i bisogni dell'uomo. Ok? Adesso non vi sembra che sia l'idea comune di scienza? Che la scienza è un qualcosa fatto di scienze fisiche, sperimentali, di vari metodi, che ha la capacità di soddisfare tutti i problemi e i bisogni dell'uomo. Molte persone, secondo voi, non pensano così? Che questo sia il significato di scienza? Ma questo concetto esiste dal positivismo in poi, non c'era prima. Grandi come Hegel, Kant, c'era una parte della filosofia che discuteva sulla validità della scienza. Non so se tutti sanno questo. Ed era un grande dibattito se la scienza potesse spiegare ogni cosa e se ogni cosa fosse possibile misurarla e comprenderla secondo un metodo solo fisico. Anche perché dall'Ottocento in giù abbiamo tanti filosofi e scienziati, che erano anche filosofi, che prevedevano nelle loro teorie il piano metafisico. E cos'è il piano metafisico? Il piano spirituale. Dal positivismo in poi è entrata una nuova religione, e potrei fare tutta una conferenza per dimostrarvi che è una religione fanatica e che non è scienza, perché scienza è un qualcosa con la visione aperta, non qualcosa con una visione dogmatica e ristretta. Vi faccio alcuni piccoli esempi per entrare nell'idea. Secondo voi, se c'è qualcosa che io non posso misurare, questa cosa, solo per il fatto che io non posso misurarla, non esiste?
Secondo voi questo postulato, se io trovo qualcosa che non posso misurare, o se c'è qualcosa che non posso misurare, questa cosa non esiste. Secondo voi questo postulato è scientifico o una follia? Una follia. E c'è qualcosa che io non vedo, questa cosa non esiste. Secondo voi è razionale o una follia? Una follia? Perché è una follia? Perché se c'è qualcosa che non vedo, non posso dimostrare che non esista. Ma non posso neanche dire, se sono uno scienziato, che esiste. Ci sta che dico che non so se esiste, ma dire che non esiste, devo avere le prove per dirlo. La scienza non è atea, il scientismo è ateo. Perché lo scientismo ha questo postulato che ha la capacità di soddisfare tutti i problemi e i bisogni dell'uomo, non serve altro. Quindi significa che col metodo fisico scientifico uno ha la capacità di conoscere tutti i fenomeni. Quindi se c'è un fenomeno che va oltre quello, non esiste, per il postulato stesso che la scienza ha tutte le capacità di rispondere, descrivere ogni tipo di fenomeno. È una follia o è razionale secondo voi? È una follia. È tremendo. Ma la maggior parte delle persone è in questo fraintendimento e non sa neanche di esserlo. Quando una persona dice sono atea, è una religione. E perché sei ateo? In nome della scienza. Ma la scienza, per definizione, non ha nessun parametro per dimostrare che Dio non esiste. Quindi quel fatto che tu dica che qualcosa che non vedi non esiste è una tua particolare fede dogmatica. Siete d'accordo su questo? Perché se fossi uno scienziato diresti sono agnostico, perché non so se Dio esiste, perché non posso dimostrarlo, e non posso dimostrare né che esiste né che non esiste. Dunque lo scientismo, c'è il fraintendimento che essere scientifici significa essere atei, ma abbiamo appena dimostrato che è un fraintendimento. Essere scientifici può essere agnostici o può essere credenti, perché ci sono più indizi su qualcosa che esiste che su qualcosa che non esiste, chiaramente. E uno spiritualista può avere degli indizi sull'esistenza divina e sull'esistenza del piano metafisico. Questi grandi pensatori come Hegel, Kant, i grandi saggi del passato, i grandi santi del passato, di tutte le tradizioni, che hanno preveduto un piano metafisico, erano dei deficienti secondo voi? Erano delle persone irrazionali? Cartesio, Bacon, abbiamo tanti scienziati che erano anche Pascal, Hegel, Kant, Platone, Socrate. Abbiamo una lista innumerevole e studiamo tutti i giorni persone che, anche se nella scuola greca, anche se non erano cristiani o religiosi, consideravano il piano metafisico, il mondo delle idee platonico, il piano metafisico era presente. Aristotele se ne interessa di meno, ma lo prevede. Lo stesso Marx, che dice la famosa frase che è la religione l'oppio dei popoli, e su cui siamo tutti d'accordo, perché un certo tipo di religione dogmatica, come una scienza dogmatica che noi mettiamo sullo stesso piano, chiude la visione perché non permette alla persona di ragionare. Ma la vera spiritualità e la vera scienza apre la visione. Veda che il termine sanscrito con cui viene definita la conoscenza e la letteratura dell'India antica e dell'umanità, è un patrimonio dell'umanità, non è solo dell'India,
Veda, che vuol dire, che viene dalla radice vid, che significa visione, ampliare la visione. La conoscenza deve ampliare la visione in modo che possiamo diventare felici. Questo è lo scopo della conoscenza. Il prodotto della conoscenza è che amplia la visione. E se la visione è più ampia, il risultato di quella ampia visione è che sei più felice. Quindi se noi pensiamo di avere una visione ampia e non siamo felici, vuol dire che possiamo ampliare ancora la nostra visione. Perché la visione ampia genera felicità. Dunque abbiamo fatto la differenza tra scienza e scientismo, e quello che le persone dicono in nome di scienza molto spesso dovete dire è scorretto, non è il nome della scienza, è il nome del scientismo, e gli potete spiegare perché. Non so se tutti sanno, ma Comte, che è diciamo il filosofo che ha creato il positivismo, nella fase finale della sua vita scrisse un libro, Il Catechismo del Positivismo. Non vi farà brividire? È vero, cercatelo. E praticamente lui considerava la scienza come la nuova religione e gli scienziati in camice bianco come i nuovi preti. Ora può sembrarci ridicolo, ma è quello che è successo. Abbiamo una religione atea e molte persone fanno parte di questa religione e sono dei predicatori di questa religione, convinti, e pensano di essere il nome della scienza. E le stesse caratteristiche di fanatismo le troverete in queste persone come nei religiosi fanatici. Perché il fanatismo non è col nome di cui ci vestiamo, le teorie che professiamo. Il fanatismo sta nella mentalità fanatica. Ok, direi che vi cito solo alcuni altri fraintendimenti di cui avrei voluto parlare, e poi vi racconto questa storia. Altri fraintendimenti erano, uno l'ho accennato, l'essere e avere. Altro fraintendimento, il fraintendimento di dignità ed essere rispettati. Noi pensiamo che la nostra dignità dipenda dal fatto se siamo rispettati o meno dagli altri. Ciò vuol dire che anche la nostra dignità sarà messa in gioco costantemente nella nostra vita. Tra l'autostima e arroganza, almeno l'abbiamo accennato, tra umiltà e sottomissione. Pensiamo che una persona umile sia una persona che viene sottomessa dagli altri, ma per principio spirituale l'umiltà è una potentissima forza e energia. Ha il potere addirittura di attrarre energie superiori. Tutti i grandi santi che facevano miracoli erano umili, avevano un'eccelsa umiltà. L'umiltà è uno degli ornamenti di una persona saggia. Ok, alcuni li abbiamo un po' accennati, tra religione e spiritualità, tra fanatismo e fede, tra superstizione e misticismo. Su ognuno di questi ci sarebbe da parlare. Ma ne ho elencati qualcuno, e a voi la ricerca di altri. E anzi, se abbiamo 5 minuti dopo per fare domande e risposte, potete anche tirare fuori qualche altro tipo di fraintendimento e ne possiamo parlare. Ma prima vi racconto una storia. È successa in India più di 500 anni fa. C'era un grande erudito, e nei tempi antichi in India la dialettica, lo sport nazionale non era il cricket, ma era il dibattito filosofico. E quindi c'erano alcuni campioni di questo dibattito che giravano tutta l'India e dibattevano filosoficamente con differenti scuole di dibattito.
e chi vinceva era considerato come una rockstar. E questo Dig Vijay significa colui che conquista tutte le direzioni. Dig vuol dire direzioni e Vijay vuol dire che ha vittoria su tutte le direzioni. E aveva ottenuto questo erudito il nome di Dig Vijay per la sua potenza nel dibattito. Aveva una conoscenza incredibile. Era come un'enciclopedia che camminava. E non aveva solo 3 cani. Ne aveva molti di più. E girando per l'India, a un certo punto arrivò in un villaggio. E tutti gli eruditi del villaggio erano terrificati, terrorizzati. E questo Dig Vijay era così famoso che stava cavalcando un elefante. E di solito i re cavalcavano gli elefanti. Non lui personalmente, cioè aveva l'autista di elefante che guidava per lui l'elefante, lui dall'alto, onorato. C'erano delle band che suonavano per lui, raga indiani, e tutti quando passavano cantavano le sue lodi. Era completamente assorto in questo ego di essere un grande erudito. Qualunque domanda le persone gli facevano, lui poteva rispondere. A un certo punto arrivò un bambino, Gopal Guru, e si avvicinò a lui e gli disse: tu sei un grande erudito, devi rispondere alla mia domanda. Sai rispondere a tutte le domande? E il Dig Vijay guardò il ragazzino e dice: ma vai a succhiare il seno di tua madre, sei un poppante. E lui disse: tu hai detto che sai rispondere ad ogni domanda, rispondi a una mia domanda, ma vai via, non mi disturbare, vai a fare le cose per bambini. Allora il bambino gli dice: tu dici di essere la persona più colta, devi rispondere a una mia domanda, altrimenti perché ti chiamano Dig Vijay? In qualche modo il piccolo bambino lo tocca nell'ego. Lui scende dal suo elefante e dice: dimmi qual è la domanda. E questo piccolo bambino si inchina per terra e prende una manciata di sabbia. Mi devi dire quanti granelli ci sono nella mia mano di sabbia? E c'era la band che suonava. L'elefante era parcheggiato là dietro. In un attimo ci fu il silenzio. Tutte le persone erano intorno. La banda si fermò a suonare. E dal villaggio vicino arrivarono frotte di gente. E si creò come un cerchio. E si spargeva la voce che Dig Vijay era là davanti, pietrificato, e arrivarono ancora più persone. E il bambino era così. Allora, quanti granelli ci sono nella mia mano? Tu sei Dig Vijay, sai rispondere a ogni domanda, non sai neanche quanti granelli ci sono nella mia mano? Allora la tua conoscenza è inutile come questa sabbia. E Dig Vijay in silenzio. Tutti in silenzio. L'elefante era in silenzio. I suonatori erano in silenzio. Nessuna parola poteva uscire dalla bocca del Dig Vijay e la sua mente era bianca, senza nessun pensiero. Quel Dig Vijay pensava di sapere ogni cosa. Pensava che la sua conoscenza fosse di valore, ma era stata sconfitta da un bambino di 5 anni. Così il Dig Vijay cadde sulle sue ginocchia, scioccato. E questa scena durò quasi l'eternità dentro il Dig Vijay, qualche secondo esternamente. E Dig Vijay disse:
tu mi hai aperto gli occhi. Pensavo che la mia conoscenza fosse di valore. Ero diventato orgoglioso di questa conoscenza. Ma mi hai mostrato che la mia conoscenza è inutile. Da ora in poi sarai il mio guru. E il Digvijay accettò quel bambino di 5 anni come suo guru. Srila Prabhupada spiega che quanto è avanti la nostra cosiddetta scienza, così arrogante, diventata scientismo. Se non sappiamo neanche quanti atomi sono presenti nell'universo. La nostra conoscenza è come quella del Digvijay. La NASA dice che noi conosciamo il 10% della realtà. Sapevate? Il 10%. Adesso non so quanto sia il 10% del mio corpo, ma penso che sia una cosa così. Così. Immaginatevi, io vi do questo pezzo, voi conoscete me. Perché l'altra parte della materia è materia oscura, perché non la conoscono, l'hanno chiamata oscura. Così la nostra scienza ha il 10% di luce e l'80% di oscurità. Eppure tante persone pensano di aver, che il nostro progresso questa nostra conoscenza soddisferà ogni nostro problema. Un giorno allungherà la nostra vita e ci farà diventare questo corpo immortale. Forse sì, ibernato. Tanto il processo dopo è ibernare il corpo, no? Più che tirato la persona finché è vegetale, il passo successivo è essere ibernato. Forse sì, dureremo 1000 anni ibernati. Ma dov'è questa felicità? La qualità della vita. Io ho visto tante persone veramente spirituali, completamente soddisfatte. E non sapevano di fisica, probabilmente. O potevano anche saperlo. Perché sapere o non sapere, se quello è il vostro mestiere, può servire per vivere. Ma completamente soddisfatte e felici. E ho visto, sentito di persone che hanno lasciato questo mondo dando l'esempio agli altri su come lasciarlo. Perché nell'istante, quell'istante, quelle persone avevano tutti gli strumenti, non solo per vivere quell'istante nella maniera più consapevole, guadagnare il massimo, ma ho sentito tante persone che uscivano dall'ospedale, dalla stanza, dal letto di morte, che uscivano con speranza e con fiducia. Erano entrate per dare un conforto a quella persona e uscivano confortate. E la morte è l'ultimo nostro esame. Il mio consiglio, il mio invito è di sviluppare quel tipo di conoscenza che ci può far vincere la morte. Altrimenti la nostra conoscenza rimane a causa di vari fraintendimenti, perché è razionale quello che abbiamo detto, non è campato in aria. A causa di vari fraintendimenti ci ritroveremo solo con un mucchio di sabbia in mano. Perciò vi ringrazio, ci fermiamo qua.